Siamo in diretta. Siamo in diretta. Sofia, hai acceso i forni? Il forno? Sì. Voi... Ciao amici, buona domenica, buon pomeriggio nelle vostre case. Buon pomeriggio a tutti. Io mi sto sistemando il grembiule, ma non ci riesco, ma va bene. Allora, mamma, che cosa facciamo allora, oggi? Oggi panzerotti ripieni al forno, perché l'altra volta li abbiamo fatti fritti. E poi, siccome ci è finito l'olio per friggere, diciamola tutta, perché siamo abbastanza trasparenti, io oggi li replicherò al forno insieme a voi. Guardate un po' qui, sono cresciuti in una maniera esponenziale i nostri panetti. Ora, pian piano, andremo a stenderli uno per uno e li facciamo. Possiamo fare la lista degli ingredienti dei nostri panzerotti, così anche a casa potete replicarli. Oggi una ricetta salata, noi alterniamo dolce e salato. Diciamo prima come li abbiamo fatti? Sì! Da premettere una cosa, allora, un saluto speciale ai nostri amici pugliesi. Premetto, io ho stravolto un po' la ricetta, nel senso che per fare i panzerotti bisogna utilizzare una farina di grano duro, la saragolla, quella gialla. Io invece utilizzo metà dose di saragolla e metà dose di farina 1, infatti vedrete che diciamo i miei panetti sono un po' semi-integrali perché ho la farina 1. Facciamoli vedere, che si vede un po', non so se si riesce a far vedere, c'è un po' di crusca di grano all'interno della farina. Quindi, che cosa occorre? Mezzo chilo di farina di grano duro, 300 ml di acqua, un cucchiaino di lievito disidratato, quello in polvere, oppure se avete lievito fresco ne mettete un 10 grammi, anche 15, va bene. Poi con un cucchiaino di sale, anche due se vi piace un po' più sapido, diciamo un 10 grammi di sale. E poi cos'altro? Abbiamo messo due cucchiai di olio. Perfetto, questa è la ricetta dei panzerotti. Per la farcia fate un po' voi. Allora, io cosa ho fatto oggi? Anzi, stamattina ho condito della salsa di pomodoro, ci ho messo dell'olio, del sale e dell'origano. E da stamattina, che erano le 11, fino ad ora si è abbastanza, diciamo, insaporita la salsa. Poi abbiamo una mozzarella, perché consumiamo quello che abbiamo in frigo. Poi abbiamo delle olive. E poi Sofia, aspetta, guarda la mamma cosa ha fatto. Le uova sode! Mamma! Sofia piacciono tanto. Melanzane grigliate. E poi ho della cicoria, quindi noi vi diamo delle idee per la farcitura. Poi decidete voi quello che avete a casa. Perfetto. Possiamo andare avanti a stendere i nostri panetti? Intanto il forno va... È acceso. Allora. Anche se non si vede, ma è acceso. Prendiamo il nostro panetto. Aspetta, perché guarda, si sono tutti uniti. Sono anche cresciuti. Aspetto. Allora, cosa facciamo? Impastiamo questo impasto. Facciamolo lavorare bene. Se avete una planetaria meglio, ma io l'ho fatto a mano, viene benissimo. E lisciatelo bene, perché deve amalgamarsi bene. Dopodiché lo lasciate un'oretta nella ciotola a lievitare. Perfetto. Dopo che l'avete fatto lievitare, cosa fate dopo un'ora? Lo prendete un pezzo. Allora, qui sono circa in totale 800 grammi di farina, su per giù. Noi l'abbiamo divisi in 8 panetti. Se la matematica non è un'opinione, 800 diviso 8 fa 80 grammi circa. Queste pesano 80 grammi, ecco. Però fate un po' voi. Allora, come si serve, mamma? Allora, fai vedere. Faccio vedere. Sempre dal centro verso l'esterno per fare un cerchio perfetto. Guarda, un panetto perfetto. Un panetto, diciamo, un cerchietto, no? Diciamo, io dico sempre diciamo, scusatemi amici. E io perfetto. Anche io le mie pecche. Guarda, un panettino. E con la mia Sofia abbiamo però scoperto che se lo stendiamo troppo sottile non viene tanto alveolato in cottura, vero? Ti ricordi? Sì, me lo ricordo, con i panzerotti. Cosa ci vogliamo mettere nel primo panzerotto? Allora, posso decidere io? Non so. Certo. Vado io? Allora, di sicuro facciamo la salsa di pomodoro. È tutto chiaro, amici? Scriveteci se non è chiaro qualche passaggio, ma è molto semplice. Aspetta, a me piacciono le cose semplici. Allora, salsa di pomodoro. Si vede? Sì. Perfetto. Bravissima, non tanto troppo perché ai bordi, perché altrimenti poi non riusciamo a chiuderlo, esci fuori. E io ho preparato anche la teglia e amici scusatemi, ma io ho ancora la carta forno di ieri, lo so, ci sono ancora, è lo stampo dei biscottini, io però l'ho girata, scusate, ma ho finito la carta forno e non la posso comprare adesso, quindi allora, facciamo dopo di
portiamo a casa. Metto un po' di mozzarella, sì, giusto un pochino. Perfettissimo. Se riesco a prenderla, giusto un po'. Un pochino, perché sennò non ci basta per gli altri. Ecco. Ok, abbiamo una sola di mozzarella, quindi. E un po' di cicoria? Sì, facciamola con la verdurina. Vai, un po' di cicoria. Questo lo volevo girare un po' così si amalgama meglio ancora. Non ne voglio prendere tanta. Anch'io sbaglio. Ma tutti sbagliamo, ma riusciamo sempre a rimediare, grazie a Dio. Anche la melanzanina? Perfetto, guarda che bel panzerotto. Adesso lo andiamo a chiudere. In questo modo, vero? A mezzaluna. A mezzaluna come? Questo è il panzerotto che piace a me, Sofia, perché è farcito proprio ghiottone. Mamma mia. Vedi, è fuoriesce allora. Un po', no? Non niente paura, guarda. Allora, prima facciamo con le dita. Vuoi fare prima con le dita? Prima con le dita. Brava. E poi dopo con la forchetta. Perfetto. E li andiamo a posizionare subito sulla nostra teglia. Io sono qui pronta per te. La mia cuoca a provetto. È facile questa ricetta, amici. Riprovateci. Io l'avevo anche riproposta qualche settimana fa. La ricetta la potete trovare anche sul sito. E anche su TikTok. Tinaincucina.it. Vediamo quanto pesa. È proprio un panzerottone. Ora, ne facciamo un altro. Mamma, metti questo altro in là. Sì. Okay. Allora, sempre dal centro verso l'esterno. Cucinate con i vostri bambini, perché è bellissimo. Il prossimo lo voglio fare con l'uovo. Ah, non ho tagliato l'uovo. Aspetta, adesso lo tagliamo. Grazie. Lo tagliamo a fettine, ok? Così. Io amo l'uovo. Sofia mangerebbe sempre le uova, ma non è possibile, no? Però l'occhio di bue, questo lo devo dire. L'occhio di bue. Sì, Sofia ama l'uovo crudo, che a me io detesto. Aspettate, l'uovo mezzo cotto, ecco, non lo credo. Ma io sono contraria. Ora ho paura sempre che non si digerisce o. Vabbè. Un po' di salsa di pomodoro. Così. Pochina. Basta? Ok, basta, aspetta. Basta! Perché altrimenti esce fuori. Un po' di olive? Metti le olive? Questa facciamo delle olive. Il forno come va? Nel forno io li metterei a 180 gradi per 15-20 minuti, ma meglio controllare, amici. Due bastano, Sì, sì, altrimenti... due. E poi, allora, questo è pomodoro, olive, uovo e mozzarella, ok? Questo lo chiudo io, vediamo un po'. Ok, chiudi lo tuo. Aspetta. Adesso faccio un disastro peggio di quello che hai fatto tu. Grazie, mamma. Ti voglio bene. Anch'io. Allora, così. Inizia a stendere un altro, Sofia, vai. O vuoi che lo stendo io? No, lo stendo io. Bravissima. Dal centro verso l'esterno. E poi giriamo. Per formare un panetto. Un cerchio perfetto. Un panetto. Carino, Questi li potete friggere in olio ben caldo. Di semi o di oliva, che è ancora meglio. Io lo faccio sempre a 180 gradi sul gas. Prendete un termometro e misurate la temperatura degli olio. Fritti sono la morte sua proprio, ecco. Però anche al forno, se vogliamo un pasto più leggero. Ora facciamo cicoria. Tu mamma, un po' di sugo, no? Lo vuoi fare asciutto? Sì. Va benissimo. Tu intanto mamma fai il riepilogo delle cose. Allora, diciamo la ricetta, anche se dopo posterò la foto. La foto. Allora, così. La foto degli ingredienti. Allora, per l'impasto, la ricetta originale è la farina di quella di grano duro, la saragolla, che la troviamo nel sud Italia, ma oggi la possiamo trovare dappertutto. Mezzo chilo di farina di grano duro, però nella mia ricetta io faccio metà e metà, quindi 250 grammi di farina 1, tipo 1, e 250 grammi, Sofia ha esagerato, 250 grammi di farina 1, ci siamo? Poi 300 ml di acqua, se utilizzate il lievito, quello disidratato, secco, attivo, aspetta che glielo voglio far vedere perché faremo un po' di pubblicità, ma questo qui è quello secco, che va benissimo, si conserva meglio, perché noi sappiamo che il cubetto di lievito ha delle scadenze, no?
Quindi, in questi periodi che dobbiamo avere un po' di scorta a casa, io preferisco acquistare questo perché ce l'ho sempre in dispensa, pronto a essere l'estro di cucinare qualcosa. C'è sempre. Poi, per chi avesse il lievito madre come me, va bene anche il lievito madre, ma abbiamo, diciamo, una struttura diversa e lievitazioni diverse, quindi io preferisco utilizzare questo per i panzerotti perché è molto un po' di sugo. Diciamo molto più versatile, ecco, il termine adatto. Così. Non andiamo sui bordi, altrimenti... Attenzione se li friggete, amici, perché se mettete troppo pomodoro, poi fuoriesce e vi schizza l'olio. Attenzione, perché con l'olio non si scherza. Secondo me è troppo, Sofia. Io lo so che ti piace l'uovo, ma... Piano, perché abbiamo, guarda, altre 6 pagnettine da farcire. Sennò poi dopo ci troppo. Ci basta? Se avete qualche dubbio, ragazzi, scriveteci, commentate. Questo è mozzarella, pomodoro e uovo. Buonissimo. Tu, mamma, li chiudi con la forchetta, che io non sono tanto brava. Ma non è vero che non sei brava. Si impara, strada facendo. E poi mettiamo, abbiamo detto, il... mi sono persa per strada, scusate ragazzi. Allora, mezzo chilo di farina, 300 ml di acqua, 10 g di lievito di birra fresco, oppure se avete quello secco ne mettiamo un cucchiaino da sciogliere nell'acqua. Poi abbiamo detto 10 g di sale fine e 2 cucchiai di olio. Questo è l'impasto. Lo facciamo lievitare questo panetto per un'ora. Dopodiché, dopo quest'ora di meno, prendiamo, lo pesiamo, vediamo il totale e lo dividiamo per i panetti. Poi andiamo a pirlare i nostri panetti, ossia riportare, pirlare vuol dire lisciare proprio la pasta. Quindi, vabbè, adesso si è schiacciata perché la lievitazione è ora che li rifacciamo. Però diciamo, otteniamo dei panetti belli lisci, senza grinze. E li mettiamo a lievitare sotto, come ho fatto io, sotto un canovaccio pulito, infarinato, per 3 o 4 ore. Così, diciamo, piano, lievitano per bene. Adesso chiudiamo con la forchetta. Fanno un bel rumore, fanno... Io, appunto, quando è che l'abbiamo fatta stamattina? Sono partita verso le 11, ho impastato. A mezzogiorno ho fatto le pezzature. Allora, questi qui io inizio ad infornarli, amici, a 180 gradi per circa, abbiamo detto, 15/20 minuti. Devono durare. Io li metto sulla seconda tacchetta del forno. Ah, è possibile che mi prende tutto oggi? È un classico. Allora, guarda, ti aiuto io. Ora, che facciamo? Poi, le farciture, possiamo ripetere la nostra farcitura com'è? Allora, che cosa abbiamo sugo. Utilizzato? Diamo un'idea. Poi quello che avete a casa. Sugo, poi mozzarella. Mi è venuta un'idea. Olive. Uovo. Guarda un po' che c'ho. Che volevo fare il riso alla cantonese e il prosciutto cotto. Possiamo mettere il prosciutto cotto. Poi non l'ho più fatto. Cicoria. Ecco, mettiamo tutto questo. E le melanzane. Mettiamo pomodoro. Così. Prosciutto e mozzarella. Non possiamo uscire e andare a mangiare la pizza. Cosa facciamo? Ce la facciamo noi la pizza. Facciamo il panzerotto, meglio. Alla faccia del coronavirus. Allora, chiudiamo bene, sigilliamo bene. Non ho visto l'orario, Sofia, vedi la mamma? Si dimentica? Vabbè, sono 2 minuti che li abbiamo messi dentro il forno, aiutatemi. Avete contato il tempo voi, amici? Me ne sono praticamente dimenticata. Io in forno, via! Allora, questi qui devono sostare un po', amore, perché dobbiamo fare una cottura per volta. Lì ce ne sono andati 5. Vai. Ah, ma tu stai mangiando? Come fa? Sentivo nell'orecchio. Mangio bocca chiusa. Mamma? Amici, vi piace questa ricetta? La farete anche voi? Scriveteci, diteci qualcosa. Non è successo nulla. Vai. Pensiamo a un'altra farcitura. Me ne è venuta una adesso, la dico. Oh, la dico, non la dico. Una dolce. Lo sai che io sono no, per cosa? Il dolce. Perché questo è con la crema alle nocciole. Shh, non ho detto nulla. No.
Chi ha parlato? Boh, non lo so, sento solamente crema di nocciole. Bene. Un altro pochino. La salsa di pomodoro, la salsa di pomodoro, ma che ce lo so. Basta. Quante ne metti? Cioè, abbiamo altre pagnottelle, tre pagnottelle. Ah, allora aspetta. Dopo. L'altra volta ho fatto i panzerotti fritti, mangiavo, ne ho mangiati uno, due, tre. Siccome mi piacciono i funghi, avevo detto a Sofia di farmene due, tre con i funghi. Ho mangiato tutti i panzerotti senza i funghi dentro, non li ho trovati. Ossia, non lo so. Indovina chi li ha trovati? Ecco, io. Quindi o facciamo un segno sopra dove c'è l'uovo, così è tutto. Allora, quelli con l'uovo possiamo metterci una croce. Metterci una croce col coltello. Così non te lo ruba nessuno, quello con l'uovo. Allora, qui c'è l'uovo, quindi aspetta. Fammi fare... Mi è venuta un'idea, quelli con l'uovo c'è. Guarda, lo possiamo punzecchiare. Oppure possiamo fare così. Aspetta, un pochino. Questo è di Sofia, attenzione. Non mi ricordo. Con che cos'era? Vi ricordate voi con che cos'era quello che avevo fatto? No. Vabbè, abbiamo prosciutto, no, prosciutto, mozzarella e pomodoro. Dai ragazzi, a sorpresa, un po' a sorpresa. Allora, facciamolo sostare qui. Allora, vai. Li voglio fare tutti io. Sofia è un valido aiuto in cucina perché è bravissima. Grazie. Mi aiuta tanto. Mi lavo di nuovo. E ricordate, hashtag io resto a casa, hashtag l'Italia ce la farà e hashtag lavatevi le mani. Basta così? Ma sì, 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 io credo di sì, perché allora, altrimenti se lo assottigliamo poi dopo... Facciamo sugo. Come va lì? Io sento già il profumino. I biscotti li avete fatti, i biscotti ieri? Chi è che ci scrive? Loredana, ciao Loredana, grazie, un bacio, rifai anche tu i nostri panzerotti, sono buonissimi. Vabbè dai, ormai ce n'è rimasta una, che faccio, la metto? Come vuoi, vai. Abbondare è meglio che ficere, qualcuno diceva. Allora, qualcuno diceva. Non mi ricordo chi, aiutatemi, ecco. Faccio una gaffa. Allora, stavo dicendo, i biscotti... Ma questo è con l'uovo, Ma sì. I biscotti li avete fatti perché noi anche stamattina, cioè io, li ho mangiati con latte e caffè. Io ieri sera. Anche ieri sera dopo cena, uno andava, uno veniva, insomma. Mi sa che tutti gli altri andavano, non venivano. Li ho messi qui, ce ne ho ancora un po', però mio marito adesso aspetta i cantucci, quindi se vi va, domani facciamo i cantucci. Ma perché non facciamo un sondaggio? Facciamo un sondaggio? In allora, mi è venuta l'idea. Allora, un sondaggio. Ciao, grazie. Allora, facciamo un sondaggio. Facciamo due dolci, no? Facciamo i cantucci, sì. Perché domani è quel dolce, no? È domani dolce. Dolce. Quindi facciamo il... I cantucci, oppure diteci voi una ricetta, oppure... tipo ieri c'è stata chiesta la torta al formaggio che in settimana replicherò sicuramente. O se no possiamo fare il torcolo, un torcolo. Una ciambella. Allora, facciamo un torcolo. Torcolo o cantucci, decidete voi. Allora decidete voi, i cantucci comunque li devo fare, quindi farò tutto in settimana, perché ormai l'ho promesso. Allora, se dicono i cantucci, domani facciamo i cantucci, la prossima settimana facciamo il torcolo. Se domani è il torcolo, facciamo il torcolo e la prossima settimana faremo i cantucci. Comunque non vi lascio a bocca asciutta, amici, tranquilli. No, qui si mangia sempre. Non so se si vede. Si vede. Allora, qui metto... Che mettiamo? Mettiamo sempre come base il sugo. Sugo di pomodoro. Poco, sempre poco, piano. Io amo. Mamma, abbiamo un commento? Allora, ciao a tutti. Ciao Cristina. Ciao papà, ciao mamma. Loredana l'avevo salutata. Rifate i nostri panzerotti, mi raccomando, perché sono buonissimi. E ora che dobbiamo stare chiusi in casa, diamoci da fare, così non ci annoiamo.
noi non è che cuciniamo soltanto, sì, abbiamo ritagliato questo spazio per stare insieme a voi, però la mattina mettiamo a posto casa, abbiamo tante cose da fare, io lavoro all'uncinetto, ai ferri, io non faccio, so stare ferma, sarò malata ma non so stare io ferma. Io faccio lo stesso. Poi approfittiamo per mettere a posto, che ne so, le librerie, togliamo la polvere, le cose da fare in casa ci sono, ce ne sono da fare, eh. Poi, insomma, anche io mi lamentavo, oh, non c'ho mai tempo di stare a casa, devo fare quello, devo... Ah, adesso è uscito il tempo, quindi via. Facciamo tutte le cose, possiamo anche imbiancare, Sofia. se in garage abbiamo un po' di pittura, possiamo metterci ad imbiancare. Ah, questo è venuto veramente bellissimo, devo dire. L'uomo è finito. Ne avevo solo due, quindi ho detto facciamo le sode, le mettiamo nel panzerotto. Beh, giusto, Cristina? Ciao Cristina! Grazie! Cristina, la mamma di Melissa, ciao! Un bacio a Melissa, un bacio anche a te, a tutti! Ciao! Allora... Ah mamma, vai a prendere il disegno, quello lì? Sì, Sofia ha fatto questo disegno, è bellissimo. Ci aggiungiamo a tutti, perché tutti abbiamo fatto questo disegno in questo periodo, ce la faremo. Ecco, andrà tutto bene, mi raccomando, andrà tutto bene. Piano, poco, sennò... mamma. Questo era l'ultimo panzerotto, mettiamo un po' di prosciutto e cicoria. Ah, è vero, noi ci facciamo un po' di prosciutto e cicoria, facciamo un po' di mozzarella, c'è? Sì, facciamo un po' di prosciutto. E poi, come dicevo io, visto che sono una golosona e andrò all'inferno nel girone dei golosoni, possiamo fargli anche alla Nutella. Ecco, l'ho detto. L'ho detto, la Nutella, crema di nocciole, anche l'Int, perché abbiamo ancora quella fondente lì sotto. Mamma, non facciamo più pubblicità. Ce l'ho d'occhio, prima o poi. Aspetta. Cioè, adesso questo panzerotto non si chiude. Io voglio che non si chiude. Vabbè. Allora, vediamo, vai. Li ho messi. Scriviamola adesso. Erano... Prima che era, Sofia? Le 14.45, aiutatemi. Mamma, se non lo sei tu io non so niente. È troppo questo. Ma è troppo farcito questo. È buono. Vabbè. Scoppierà nel forno, diteci qualcosa. Vedremo. Mamma, io ci sono pronti. Intanto Sofia mangia, bene. Come fai a guardarmi? Ti sento e ti vedo con la coda dell'occhio. È un panzerottone questo, ragazzi. Vabbè. Anche bucato, ma fa niente, avrà il buchetto per l'uscita del fumo, dei vapori, il camino, si chiama camino, sì, perché qualcuno può fare anche il buchetto. Di solito quando facciamo le torte salate, che sono chiuse sia sotto che sopra, proviamo a fare dei buchetti sopra, così si chiama camino appunto, tra virgolette, perché lascia fuoriuscire il vapore che si sprigiona all'interno della nostra torta salata. Quindi va bene, quindi è naturale il buchetto. Però farciteli con quello che avete a casa, anche perché dobbiamo consumare per sopravvivenza adesso, perché la spesa non si fa tutti i giorni, e quindi con quello che abbiamo a casa. Sofia mangia, fa anche la merenda. No, non è ancora. E noi dobbiamo aspettare la prima infornata, perché abbiamo infornato. Almeno posso mangiare il pelo. Sì, adesso facciamo vedere in diretta ai nostri amici, appena esce, scotterà, quindi facciamo piano, facciamo vedere l'interno del nostro panzerotto. Potete farli fritti o al forno, come sto facendo io adesso. Io non ho l'olio per friggere, quindi per forza di cose nel forno. Però voi se avete l'olio ben venga, lo fate riscaldare bene e li tuffate. Orlando Pini ci dice troppo pieno. Troppo pieno, in effetti me ne rendo conto, ma pazienza, tanto non andrà in frittura. Se allora in frittura è un problema, perché fuoriesce il pomodoro, vi schizza tutto, quindi state attenti. Però nel forno non succede nulla. Noi dobbiamo proprio c'è pure la mozzarella, quindi sentiremo la puzza, perché la mozzarella si brucia. La puzza no, Sofia. Però no, perché la mozzarella si brucia. Sì, un pochino sì. E allora... Hai ragione, bisogna stare attenti in forno. E poi cos'altro? Non so, voi cosa porterete a cena stasera? Io ancora non lo so. No, c'ho i panzerotti. Stasera io pensavo se dovevo fare qualcosa. Noi che cosa stiamo facendo adesso, mamma? Perché di solito io faccio un bel piatto di pasta. Voi invece cosa mangerete? Panzerotti e basta, noi facciamo? No! Sai mamma com'è? Qualcosa di allora, insalata! Ecco, vedi. Un'insalatina fresca. Iceberg. L'iceberg con la cipollina cruda, fresca. Buono! Lava un po', no? La cipollina diuretica, quindi se abbiamo mangiato tanto ci aiuta
a, come si dice, drenare, quindi mangiamo sano. Sono pronti? Ma io direi di farli stare un altro pochino. Io prendo una sedia che voglio sedermi. Ah, un altro pochino, però si sente un profumo. Io vorrei farvi sentire il profumo che abbiamo in cucina. Devono durare. Abbiamo dato un tempo. No, non no. Ci credo. Cosa? Ragazzi, in diretta mi si è fermato l'orologio. L'orologio si è fermato. Io sto guardando l'orologio e dico: ma che ora le infornate? Mi giro, ma aspettate, vado a prendere. Arriva. È sempre lo stesso orario, non è possibile. Ma non ci credo. Questo è il bello della diretta. Che ora è, Sofia, per favore? Allora. Dico, ma sì? 10 minuti non passano mai? Sono le 16:30. Ma... da Sofia che si... No, solo io posso fare queste cose. Che ore sono? Scusate. Ma sono le 16:33, così ce lo facciamo dire anche dei nostri amici. Ok. Ecco, per essere... Le 16:33. Allora che ora ho infornato? Ma, vabbè, non fa niente. A quell'ora arriva. Facciamo ad occhio. Comunque, i nostri... Devono durare. Panzerotti devono durare. Anche in frittura. La... Ma questa pila, insomma, vabbè. Va bene. Non si capisce. No, l'abbiamo cambiata a meno di un mese fa. Vabbè. Ma neanche. Perfetto. Che poi sono... Guarda, sono le andrà tre... Andrà tutto bene. Sono le tre meno cinque. Scusa, mi hai levato il cerchietto. Sono le tre meno cinque qui, in cucina. Cioè, noi siamo andati in diretta alle 16 e qualcosa. Io facevo noi le siamo 14. Andati... Alle 16:04 siamo andati in diretta. Vabbè. Cancella, è lo stress. È lo stress di stare a casa. Mamma, puoi vedere se c'è bella lampada. Allora, vediamo un po'. Fa che siano pronti, fa che siano pronti. Io però, amici, vi do anche una girata. Sì. Già che ci siamo. Già che ci siamo. Siamo sulla piastra, no? Guarda che il forno. Che c'è di... Che profumino. C'è una fame. Ma tu hai sempre fame? No, ma proprio la fame di... Secondo me la noia. La fame di... Allora, dateci qualche idea, amici. Voi con che li farcireste questi panzerotti? Fatemi un po' scoprire. Ora. Il vostro... Allora, sentite questa. Pomodoro, salsa di pomodoro, un po' di melanzane e i funghi. I funghi, i miei amati funghi che non abbiamo. Va bene. Aspetta. La prossima volta. I funghi champignon. I funghi. I funghi. Anche i porcini sono buoni, eh? Sì. Però i champignon sono buoni. Però, ecco, diciamo che sono più versati di champignon. Poi non ho detto una cosa, allora la cicoria io l'ho sbollentata in acqua bollente con un po' di sale e poi l'ho ripassata in padella con aglio ed olio extravergine d'oliva. E adesso che abbiamo farcito, era fredda, l'ho fatta raffreddare perché altrimenti mi avrebbe, come si dice, rovinato la pasta, no? Del calzone. Che fine farò sta? Questo qui adesso che i nostri primi calzoni saranno pronti, andrà in forno anche lui. Chi lo mangerà? Lo mangerai tu? C'è l'uovo? Non c'è l'uovo. Non c'è l'uovo. Lo mangerò io. Beh. E niente, ecco, questa ricetta è molto semplice, amici. Quindi si potrebbe assaggiare quello che ha preparato Sofia. Sì, che è un panzerottone. Ah, proprio di sì. Sarebbe bello. Credo proprio di sì. Buonissimo. Beh. Allora, ogni tanto faccio così perché ho paura che sì. Vabbè, il tavolo è infarinato. Allora, se vede qui c'è tutto il tavolo infarinato. Vabbè, abbiamo lavorato. Questo qui c'è avanzato e... Pazienza. Faremo un risotto alla cantonese. Voi l'avete mai fatto il risotto alla cantonese? È anche molto, molto buono. Allora, io cosa faccio? Bollisco il riso da parte e poi in una padella metto a... Che cosa? Sì, sta cuocendo. Poi in una padella mi faccio le uova strapazzate e poi ci aggiungo il prosciutto cotto e il riso che ho precedentemente bollito, un po' di sale, un po' di salsa di soia se vi va, ed è un piatto che possiamo portare a tavola veloce, semplice e di grande effetto, se si vuole. A noi piace tanto, a parte Sofia che non ama i piselli. Ah, perché ci sono anche i piselli, vero? Mi ero dimenticata. Allora. Prosciutto cotto, piselli... E riso. Devo dire che uova mi reputo anche un po' viziato perché comunque non voglio i piselli
Li voglio frullati perché sennò non allora, visto che io ho fatto anche la passata di piselli molto buona, lei non li ama mangiare così, quindi o gli faccio il frullato di verdure come i bambini che non mangiano le verdure. Però dai, non mi posso lamentare di te perché mangi i broccoli, il cavolfiore, cioè già mi ritengo mamma, fortunata. Mamma, c'è mio cugino Giuseppe. Ciao Giuseppe! Ciao tesoro, ciao! Grazie per seguirci. Giuseppe è il nostro videomaker. A parte me. Io prima o poi diventerò una youtubers. Prima ci diventerò io, poi dopo. Allora, se volete seguire un po' la mia mattizia, sono anche sul canale YouTube come Tina Pigna e ho caricato qualche video delle ricette. E seguitela anche su TikTok, @ Tina Pigna. E seguite anche Giuseppe. Giuseppe Junior Civa, se mi ricordo bene, che io ho fatto solamente un video. Ho fatto un video bellissimo. Loro sono cuginetti. Cuginetti molto. Giuseppe, ho fatto la pubblicità, Sono molto bravi. Sono molto bravi, più di me, ma ben venga. Ben venga. Allora, io direi di tirare fuori i nostri. Che dici? Così facciamo vedere ai nostri amici. E brave, ha scritto. Oh, grazie. Giuseppe, adesso non ci possiamo vedere, però i calzoni te li porteremo. Te li porteremo quando saremo bene. Dai, su. Noi stiamo benissimo, è solamente questa situazione. Dani, io voglio uscire. Cioè, lo so, ma siamo a casa e facciamo il sacrificio. Allora, tutti stanno a casa. Vabbè, speriamo. Non tutti stanno a casa, siamo zitti perché sono mi arrabbio, però va bene. Prendi un coltello, vado dopo. Lo prendo io. L'ho già preso. Dove? Eccolo. No. L'avevo già preso. Bello, questo qua. Allora, volevo aprire in diretta con voi, però non ci scottiamo, perché altrimenti... Vengo sotto casa, lasciatemi lì dalla finestra. Ah, può essere, sì, cavo il cestino. Lanciatemi di scrivere. Lanciatemi. Può essere un'idea, Giuseppe, sì. No. Guardate qui. Aspetta, voglio far vedere bene. Io non volevo. Eccoli qui, fumanti, attenzione, perché adesso sono fumantissimi. Lasciateli raffreddare un pochino e poi li apriamo mangiateli. Certo. Grazie, no, perché... Perché quello con la verdura io l'ho già capita, Io l'ho fatto giusto per... Ma... L'andazzo. Sì. Eccolo. Questo con l'uovo. È focata la nostra società. Guardate l'interno, come vi dicevo prima, se li stendete troppo sottili, succede che l'interno non è così alveolato come ci aspettiamo, no? Ok, mamma. Attenzione perché sono ustionanti, se si può dire. Beh, io informo anche questi altri e anche il panzerottone. Questo di Sofia. Piano, Sofia. Ecco, questo è quello con l'uovo anche, quindi... Ora l'uovo non lo mangi per 2 settimane, perfetto? Se mangi sempre le uova non va tanto bene, insomma. Ah, come scotta! Attenzione, l'ho detto io, Allora, di nuovo, comunque grazie orologio che ti sei fermato in diretta, anzi prima della diretta, perché sono le 14.55, io guardavo l'orologio ma... Sono le 16.41 adesso. Ecco, quindi, ecco, teniamo a mente che io adesso ho infornato. Amici, io vi ringrazio per averci seguito. Rifate i panzerotti, aspetto le vostre foto, sono buoni, meno male, qualcosa facciamo di buono. È bellissimo stare in vostra compagnia e vi ringrazio come sempre. Aspettiamo le vostre foto, così almeno mi carico anche un po' io. Va bene? Ecco, questi ormai vanno per la cena con un'insalatina. E allora ci salutiamo qui perché Sofia mangia, adesso... Addenterò anch'io un panzerotto. Attenta che scotta. Sì. Prendi un tovagliolo. Prego. Grazie. E buon appetito. Buon appetito. Un bacio. Un abbraccio e un bacio virtuale a tutti. Grazie. Ciao.